Siamo qui con Carla Cugno Garrano, in arte la ragazza dello Sputnik. Volevo cominciare con una domanda. Noi sappiamo che al giorno d'oggi l'occupazione giovanile è quasi inesistente. Tu hai dato il là a quella che possiamo definire imprenditoria, autoimprenditoria giovanile. Si definisce una sfida ai giorni d'oggi, soprattutto in Sicilia. Mi dici se è stata una sfida per te? Ma sicuramente il mio progetto è nato in maniera abbastanza inconsapevole, quindi ad essere onesta no, all'inizio non avevo grande contezza della strada che stavo intraprendendo, per cui sicuramente dopo un po' di tempo ho percepito che stavo facendo un passo veramente importante per la mia vita, per il mio futuro e quindi sì, sicuramente da quel momento in poi, da quando ho preso consapevolezza, è stata una sfida importante. Ma è stata una sfida nei confronti tuoi, quindi delle tue capacità, o una sfida nei confronti del mondo giovanile, lavorativo giovanile della Sicilia? Beh, con me sicuramente, cioè nel senso con me stessa sicuramente, perché io ho avuto un percorso di formazione completamente diverso da quello che mi ritrovo a fare oggi, quindi senza dubbio intraprendere questa strada è stata una sfida importantissima, mi sono messa alla prova con qualcosa che non avevo mai sperimentato e una grande novità per me. Anche con la società non lo nego perché al di là dei limiti oggettivi, no? Di tipo proprio burocratico e sociale, economico, ecco, che comunque viviamo in tutta Italia, a prescindere, ecco, dal meridione e dal settentrione, dal mio punto di vista, sicuramente è stata principalmente una sfida sociale, perché mi rendo conto che oggi abbiamo ancora questa visione un po' preoccupata del fatto di intraprendere una strada professionale, quindi in maniera Autonoma. così autonoma e quindi la mia famiglia, i miei amici all'inizio un po' tutti, nonostante credessero nel mio progetto, mi dicevano: ma chi te lo fa fare? Stai attenta. Quindi sicuramente una sfida sociale.